Coach Marco Crespi, parliamo di questo clinic di oggi, dove si è parlato appunto di quella che è l'evoluzione un po' della pallacanestro rispetto a quelli che erano magari 10, 15 o 20 anni fa. Sì, io penso che il mondo cambia velocemente, la pallacanestro cambia ancora più velocemente. Quindi per chi allena, è indispensabile con piacere guardare il campo, perché il campo oggi ci detta delle esigenze che 5 anni fa non erano assolutamente esigenze e non esistevano. Quindi dobbiamo guardare oggi il campo per capire quali sono i movimenti individuali di collaborazione che dobbiamo insegnare ai nostri giocatori. In vista invece dell'estate, le volevo chiedere sulla riforma, ovviamente quella che riguarda il vincolo sportivo, come cambia anche per un'academy magari come l'Aquila Trento? Ma l'annullamento del rinnovo automatico del vincolo è un diritto della persona. Credo che firmare un cartellino come avveniva prima a 13 anni e rimanere vincolati fino a 20 fosse qualcosa contro la libertà individuale. Quindi io sono molto contento di questo perché dal 1º luglio bisogna essere scelti. Credo che per essere scelti bisogna offrire qualità, sicurezza, essere punto di riferimento e quindi ben venga questa, anche qui, contemporanea, questo contemporaneo rinnovamento. Ovviamente adesso è il direttore dell'Accademia di Trento, ma un territorio dove c'è anche soprattutto la squadra di pallavolo. Come vede questa chi magari pensa che magari i lunghi vengano rubati dalla pallavolo? Io credo che possa essere e penso che per essere scelti anche nelle prime fasce d'età, al di là del reclutamento, bisogna offrire divertimento. Credo che la pallacanestro ha delle componenti di gioco, il contatto, il fatto che si può essere creativi e non con la ripetizione di una situazione di gioco come quella nella pallavolo. Ognuno può scegliere il suo sport, credo che il basket abbia la forza per poter essere bello ed essere scelto. Mi ricordo di un suo articolo, ma una decina d'anni fa forse, dove parlava del fatto che più c'erano giocatori over e più dovessero giocare nelle categorie inferiori per lasciare spazio ai giovani. Oggi, magari prendendo anche l'esempio del calcio della Serie D, dove ci sono per forza gli under in campo. Potrebbe essere un'idea applicarla alla pallacanestro, è più complicato comunque con. Ah, io penso che il mio sogno da 40 anni è che possano esistere solo due serie professionistiche. Dopodiché ci devono essere campionati con dei limiti di età. Faccio un esempio, la serie D under 21, la serie C under 23, la serie B under 25. Chi ha 25 anni non è arrivato ad essere così bravo da poter giocare nelle categorie delle due categorie professionistiche o fare qualcos'altro. Questo anche un po' perché magari noi spesso un ragazzo di 22, 23, 24 anni diciamo ancora giovane, quando in realtà invece purtroppo l'anagrafica dice diversa. Diciamo una sciocchezza, ok? Quindi certe volte bisogna correggersi. Perfetto, grazie. Grazie a te.